io sono particolarmente contenta del fatto che finalmente la nostra azienda si potrà dotare dell'elemento di congiunzione fra le pazienti e l'equipe chirurgica che da sempre è stata presente nella realtà di Germaneto, che è la case manager. Questa figura, che al momento non esiste in qualità istituzionale, ci è stata garantita grazie ai fondi donati da un'associazione nazionale, e anche questa è una bellissima occasione, perché vuol dire che intorno alla Calabria e particolarmente alla nostra realtà universitaria è stata coagulata anche l'attenzione del terzo settore che in Calabria talvolta è un po' assente, ma che oggi grazie alla tenacia di un calabrese che ha vissuto e ha capito nel nord Italia quanto sia importante, oggi acquisiamo questa professionista, una professionista di scienze sanitarie, che entrerà in contatto con la storia clinica della paziente e la seguirà passo passo in tutte quelle che sono le necessità del suo percorso diagnostico e terapeutico. Il cancro della mammella, sappiamo, è un problema non solo medico, è un problema sociale, a cui bisogna dare una risposta che non è solo una risposta medica, ma una risposta sociale. E nella giornata di oggi si sta creando un circolo virtuoso fra il volontariato, in questo caso che contribuisce alla creazione di questa borsa di studio, e la formazione di una professionalità in grado di fare da case manager nell'ambito della breast unit della nostra azienda. Questo è un fatto molto importante, perché finalmente vediamo camminare insieme il volontariato e la struttura pubblica. Questa è una cosa che deve diventare lo standard, non è una cosa che deve avvenire episodicamente. Noi vogliamo che, ringraziamo l'Angela Serra, ma non è, voglio dire, deve essere, l'Angela Serra ci è vicina, ma vogliamo che siamo anche noi sempre più vicini al territorio. Quello che voglio dire, breast unit vuol dire integrare dei percorsi. Ora, noi questi percorsi già li avevamo, ma adesso sono strutturati in un modello organizzativo che ha una valenza gestionale ed aziendale. Io ho avuto l'onore di essere il coordinatore della Breast Unit, abbiamo validissime professionalità, vorrei citare in particolar modo ovviamente la dottoressa Renne, che è la nostra chirurga mammaria, che ha dei numeri che fanno invidia veramente a livello nazionale, il professor Tassone, che è un ricercatore di fama internazionale, oncologo medico, e che con me lavora nella Breast Unit, e tantissime altre professionalità. Nella Breast Unit abbiamo il genetista, abbiamo il patologo molecolare, il farmacologo, cioè significa non solamente creare un percorso facilitato, ma significa soprattutto creare un'integrazione fra culture, cioè un modo di acquisire insieme una sensibilità che significa veramente fare quel salto di qualità nella gestione delle pazienti. Devo dire che la nostra azienda, per fortuna, è sede di moltissimi studi clinici internazionali. Questo significa che noi possiamo offrire alle nostre pazienti la possibilità di entrare in uno studio, e la possibilità di entrare in uno studio significa la migliore terapia possibile, perché ogni studio in genere compara un trattamento standard con un trattamento sperimentale, ed è il modo migliore di gestire un paziente. Qual è la migliore terapia? La migliore terapia è uno studio clinico. Peraltro noi diciamo all'azienda Mater Domini abbiamo anche ricerca di fase 1, c'è il professor Tassone che coordina il centro di fase 1, quindi diciamo coniugare i nostri intenti di ricerca e di formazione con un intento di assistenza e soprattutto di contrasto all'emigrazione sanitaria. È stato molto divertente quando pazienti calabresi sono andati in istituzioni prestigiose del nord, gli hanno offerto uno studio clinico e poi hanno dovuto dice sì, però questo studio c'è anche a Catanzaro, non è che vi interessa farlo a Catanzaro? Quindi vuol dire che obiettivamente in questo momento, in questo campo, siamo molto competitivi. Ma non è un parlarci addosso, è un dire che il nostro obiettivo è soprattutto fare formazione,
formazione e soprattutto formare giovani professionisti, giovani oncologi, giovani chirurghi che, formati dalla dottoressa Renne, ma soprattutto la capacità di far cambiare un pensiero. In Calabria si può essere curati, si può essere curati bene, si può essere curati con le tecnologie più avanzate. Quindi non c'è motivo di un'emigrazione sanitaria che spesso è guidata e guidata in cattiva fede. Noi ci contrapponiamo a questo perché riteniamo che ogni paziente abbia diritto alla sua dignità di cittadino. Noi abbiamo sicuramente come associazione una grande esperienza sulla stragrande maggioranza dei tumori, ma sempre ci siamo concentrati sul tumore della mammella, essendo il tumore che colpisce la maggior parte, è un tumore di genere, ma diciamo è in assoluto il tumore più frequente nella popolazione. E per supportare la nuova realtà diciamo che è nata in Calabria, ne sono state identificate tre, due a Catanzaro, una al Pugliese Ciaccio, una qui all'ospedale universitario Mater Domini e una a Cosenza. Ad altri territori come Reggio Calabria è stata data la possibilità di adeguare diciamo, gli standard, perché per rientrare a far parte di queste strutture bisogna ovviamente avere dei requisiti. Riteniamo che la figura di case manager sia una figura, come dire, che è quel punto, è una sorta di segreteria scientifica, che è quel punto di congiunzione tra la sanità dell'ospedale e la società civile. Ecco, questa figura avrà il compito di organizzare la riunione multidisciplinare, di presentare il caso ai clinici e poi di rapportare tutte quelle che sono state le decisioni prese alla fine della riunione ai pazienti, organizzare anche gli appuntamenti per i follow up e quant'altro. Questo contribuirà a rendere il percorso ancora molto più fruibile per le donne che decideranno di rimanere a curarsi in Calabria. E finalmente devo dire che la Calabria e le donne calabresi, con l'identificazione di queste breast unit, hanno ottenuto un grande diritto, che è quello di potersi curare rimanendo vicine ai propri cari senza dover intraprendere come dire, faticosi e strazianti viaggi della speranza.